sì. Guardia, la nave naufragata, il... Grazie a essere. Ilenia Inguia, Anna Sarkozy. Buongiorno Ilenia. Daniele, il cantautore napoletano. Con queste urla ci fanno ritornare. Sono di 50 appartamenti. Buongiorno da Ducato TV. Ezio Mauro, per 20 anni direttore di Repubblica, è stato a Urbino e ha visitato la nostra scuola di giornalismo. Con lui abbiamo parlato del futuro del nostro mestiere. L'evasione fiscale nella provincia di Pesaro Urbino. Dati allarmanti quelli che arrivano dalla Guardia di Finanza e non mancano le sorprese. Co-working, ovvero lavorare insieme per un obiettivo comune. Anche a Urbino, come nel resto del mondo, l'unione fa la forza. Sentiremo il racconto di chi ci sta provando. Le moto più antiche d'Europa sono a Pesaro e si possono ammirare al Museo Morbidelli. Noi siamo andati a visitarlo e abbiamo conosciuto anche il suo storico fondatore. Parleremo anche di teatro. Per non morire di mafia è lo spettacolo tratto dall'omonimo libro di Pietro Grasso, magistrato e attualmente presidente del Senato. Lo spettacolo è andato in onda al Teatro Sanzio di Urbino e noi siamo andati a vederlo. Un successo planetario rivisto e corretto. Simone Cossignani, musicista di Fermignano, ha lanciato un crowdfunding per realizzare una cover inedita del capolavoro di Bob Marley, No Woman, No Cry. Lap dance in piscina, succede anche questo a Urbino. Tanta fatica per un allenamento completo tra nuoto e ballo. Il giornalismo secondo Ezio Mauro, l'ex direttore di Repubblica a Urbino, per parlare di uno dei mestieri più avvincenti, ma anche più difficili del nostro tempo. Il giornalismo è una fase di trasformazione che dura da tempo, che è complicata soprattutto dalla crisi economica finanziaria che stiamo vivendo, che ha strangolato una delle principali fonti di sostentamento dei media, che era la pubblicità. Si intravede qualche segnale di ripresa appena nei primi mesi di questo 2016, bisogna vedere se sono dei segnali consistenti. Il sistema è complessivamente molto fragile e quindi è difficile fare delle previsioni ottimistiche. Nonostante la crisi, c'è qualcosa di positivo che ha comportato questa fase di trasformazione? Ha comportato anche delle innovazioni, ha comportato dei passaggi d'epoca importantissimi, proprio il giornalismo uscirà più forte. E tra noi la redazione del Ducato, praticanti di oggi, giornalisti di domani, quali sono le competenze pratiche che deve avere un giornalista per stare in questo momento sul mercato ed essere appetibile per un editore? Bisogna ormai essere giornalisti di tutte le famiglie informative, avere in mano e in tasca i diversi registri, sapere che cosa più utile dare subito sul web, sapere che cosa più utile al linguaggio televisivo, che cosa si presta al registro radiofonico, che cosa invece è una cifra per il giornale. Le scuole hanno delle rette molto care, i praticantati nei giornali sono più difficili da fare, i pezzi vengono pagati poco, in molti gruppi anche in nero. Che cosa comporta questo tipo di precarietà, questa difficoltà nella qualità poi del giornalismo offerto per i giovani e non giovani precari che ci sono in Italia? Negli anni della crisi le possibilità di ingresso si sono ridotte, come ovvio, però le persone che sono passate, che hanno dimostrato di lasciare una traccia nel lavoro che hanno fatto, anche per pochi mesi siamo andati a riprenderci e le abbiamo riportate dentro. Quest'anno è accaduto quello che fino a qualche tempo fa sembrava l'impensabile, una fusione tra due giornali, tra due gruppi editoriali importantissimi, quindi la Stampa e la Repubblica, che entrano a far parte dello stesso programma, quindi c'è anche una crisi forse a cui guardare dei grandi gruppi editoriali. I due gruppi editoriali hanno fatto quello che Marchione dice da tempo riguardo all'automobile. Quando spiega perché lui cerca di fare una fusione con General Motors, fusione che per il momento General Motors ha rifiutato, lui dice: siamo pronti come FCA, come Fiat Chrysler, a cedere quote di sovranità e di controllo in cambio di una maggiore superficie, perché solo una superficie maggiore rende i soggetti più forti nel mercato, soprattutto quando il mercato è difficile. Questo proposito che la Fiat sta cercando di realizzare, Gruppo Espresso e Tedi l'hanno realizzato. Come si governa un giornale? Il mondo dei giornali è una specie di monarchia temperata dalla democrazia, nel senso che a nessun direttore, che pure deve prendere tutte le decisioni nel corso della giornata che sono necessarie, tuttavia non sarebbe possibile a nessun direttore dire no a un servizio che è stato fatto seguendo tutte le regole.
perché entrerebbe il capo di quel servizio e direbbe: ma perché non pubblichi questa roba? Entrerebbe l'autore del servizio, entrerebbero i suoi colleghi di lavoro e direbbero: spiegami un po' perché non pubblichi questa cosa. Il direttore ha un unico patrimonio, che è quello della credibilità nei confronti della direzione. Deve uscire nel corridoio e, mentre chiede degli sforzi di impegno e di responsabilità ai suoi giornalisti, deve essere credibile in quello che fa. E quindi io credo che questo controllo reciproco che c'è dentro la redazione, unito al controllo che i lettori fanno di quello che noi facciamo, sia la miglior garanzia delle regole, di poter seguire le regole giuste del nostro mestiere. Grazie. Buon lavoro. 90 evasori totali scoperti nella provincia di Pesaro e Urbino, 395 in tutta la regione. Nel 2015 la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 78 milioni di euro. Cifre allarmanti. Vediamo. L'evasione fiscale nella provincia di Pesaro e Urbino nel 2015 è cresciuta dell'84% rispetto all'anno scorso. In totale si contano 90 evasori fiscali a fronte dei 395 in tutte le Marche. I dati emergono dal rapporto annuale della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pesaro Urbino. Sono 142 le persone denunciate dalle Fiamme Gialle, ritenute responsabili di 209 reati fiscali. I finanzieri hanno già recuperato beni per un valore di 11 milioni di euro. Oltre gli 11 milioni, un altro dato che deve far riflettere sull'attività investigativa svolta dal Corpo della Guardia di Finanza sono i 78 milioni complessivamente e proposti per il sequestro per equivalente all'autorità giudiziaria. Una delle attività fiscalmente più interessanti dell'area di Urbino, ad esempio, è stata l'attività in materia di illecita commercializzazione sul tartufo. Infatti, l'operazione battezzata Tartufo Vero, Fatture False, ha messo a nudo un sistema di evasione fiscale pari a 2 milioni di euro. A evadere il fisco, tre aziende di Acqualagna specializzate nella produzione di tartufo, che negli ultimi anni di attività hanno emesso fatture false per 14 milioni di euro, imposte che avrebbero dovuto versare allo Stato. E non è tutto. Alcuni intraprendenti imprenditori di Acqualagna utilizzavano i marchi della Guardia di Finanza e dei Carabinieri per vendere le loro bevande alcoliche non solo nel Montefeltro, ma in tutto il territorio nazionale. Il co-working è una filosofia di vita, significa lavorare insieme per un obiettivo comune. Sentiamo le voci di chi nella provincia ha rischiato investendo in questa idea. Ciao Frank! Io sono arrivata adesso. Warehouse nasce dall'esigenza di mettere assieme in un unico spazio fisico diverse competenze. Coworking letteralmente significa lavorare con, lavoro condiviso, ed è una nuova modalità di lavoro, qualcuno la chiama anche filosofia, che consiste proprio nel lavorare assieme non solo in uno spazio fisico, quindi sotto uno stesso tetto, ma anche mettendo a fattore comune competenze, idee, clienti, risorse più in generale. Nato nel 2005 dall'idea di un programmatore informatico californiano, il coworking sta contagiando tutto il mondo. Da oltreoceano all'Italia, oggi esistono più di 200 spazi di coworking in tutta la penisola. Pesaro, Ancona e Urbino. L'esperimento ha preso piede anche nelle Marche, con 5 uffici condivisi. Una di queste community è la Warehouse di Marotta, che raggruppa 25 freelance. Architetti, designer e videomaker e liberi professionisti di ogni genere, il coworking non esclude nessuno. A scommettere su questo nuovo modo di lavorare sono soprattutto i giovani. Io ho conosciuto il Warehouse, il coworking, partecipando a questo corso Geronimo per giovani imprenditori. Ho scelto di stare nel coworking perché ci sono tantissime occasioni di collaborazione con tutti gli altri coworking, con tutti gli altri professionisti. Lavorare da casa mi annoiava e mentre qui trovo un contesto di relazioni sociali che insomma mi fa passare meglio la giornata. Vendo viaggi, quindi un'agenzia online, un'agenzia viaggi un po' particolare perché lavoro solo online, quindi la gran parte della mia clientela la prendo attraverso pubblicità che faccio sulla rete. Oltre a essere una consulente sono anche una mamma che alla nascita del secondo figlio, come molte donne, ha dovuto purtroppo rinunciare al lavoro a tempo determinato in un'azienda e si è dovuta reinventare il lavoro come freelance.
E sono sempre di più le donne al centro del mondo imprenditoriale. Proprio con il progetto di Warehouse, Laura Sgreccia, insieme ad altre donne marchigiane, è stata in Senato e alla Camera, dove la Presidente Boldrini le ha incontrate. Ho avuto l'onore di essere annoverata tra queste storie con l'esperienza di Warehouse, e quindi è stata un'esperienza molto bella e di condivisione, proprio perché poi dietro ogni progetto di impresa c'è effettivamente la vita e l'amore per quello che uno ama fare. A Pesaro c'è un museo che tutti gli appassionati di moto conoscono, un vero e proprio pezzo di storia dei motori. Scopriamolo insieme. Motocicletta, 10 HP. Questa è una motorail, la bicicletta è una Bianchi, il motore fatto apposta per le biciclette a quell'epoca lì. Vede come è stretto, in modo che i pedali possano girare bene. Per niente la dare. È del 1904 ed è stata realizzata sul telaio di una bicicletta a pedali. Il fanale è una candela. È il pezzo più antico del Museo Morbidelli, che raccoglie 350 moto, 50 delle quali sono pezzi unici. Non dire no. Questa moto qui io l'ho trovata da uno sfasciacarrozze qui a Pesaro. Però siccome è inglese e io ho dei rapporti con gli inglesi, meccanici, l'ho mandata in Inghilterra. Me l'ha tenuta 2 anni e non me la voleva dare più. Ma perché? Perché dice, ma come, non se ne è accorta? Dice, questa è una motocicletta da corsa, dopo che l'hanno pulita di là, hanno pulito anche i dati di questa motocicletta. Insomma, sono riuscito a riportarla a Pesaro. Che ti voglio amare. Morbidelli non ha solo collezionato le moto, ma le ha anche costruite, partecipando al campionato del moto mondiale nella seconda metà degli anni 70. Stanotte, adesso, sì. C'è tutta la storia, l'impressione che io ho avuto in questa capanna qui. Qui è recluso perché là si lavorava le cose fatte bene e qui ci divertivamo per gioco. E io, le motociclette, le prime che ho fatto erano proprio elementari. Il motociclismo non era una professione, ma lo svago della domenica anche per i piloti. Il signor Giancarlo ci racconta di quando il suo pilota Paolo Pileri è fuggito dall'ospedale per partecipare al Gran Premio della Repubblica Ceca. Era il 1975, Pileri si era rotto la clavicola durante le prove, ma ha voluto correre lo stesso ed è stato ripagato con la vittoria. L'ultimo pilota della scuderia Morbidelli è stato Graziano Rossi, padre del 9 volte campione del mondo Valentino. In una delle sue gare Graziano era in testa e, trasportato dall'entusiasmo, ha iniziato a festeggiare prima di tagliare il traguardo. Così è stato superato e la vittoria è sfumata. Giancarlo ha raccolto le sue moto durante i viaggi per il mondo. Ci siamo divertiti a trovare delle motociclette e vendere il mio prodotto. A 30 anni dal maxi processo di Palermo è andato in scena a Urbino lo spettacolo Per non morire di mafia. Racconta la stagione della lotta a Cosa Nostra vista attraverso gli occhi e le parole dell'ex magistrato e presidente del Senato Pietro Grasso. Una stanza blindata, 4 pareti interamente occupate da scaffali alti fino al soffitto, 120 faldoni come questi zeppi di documenti. 400.000 pagine di materiale da studiare. Quando ero ragazzo, magistrato per noi ragazzi siciliani era già un mito. La sua storia, il suo percorso, il maxi processo, essere stato vicino a uomini come Falcone, Borsellino, eccetera. Quindi è un impegno un po' più serio che recitare, diciamo, i classici. Sento tutto il peso di dover raccontare una verità e non una favola. Dopo 5 settimane di Camera di Consiglio infliggemmo 19 ergastoli e migliaia
lunghi anni di carcere. Lo Stato fa, lo Stato ha le leggi, lo Stato ai magistrati, lo Stato ai poliziotti, ai carabinieri, lo Stato è sempre allerta nella lotta con la mafia. I cittadini devono solo prendere consapevolezza e scegliere da che parte stare, cioè dalla parte giusta. La mafia ovviamente non è solo in Sicilia, la mafia è anche qua, dove siamo noi? La mafia è dovunque oramai. La parola mafia adesso si è trasformata. Oggi il pericolo è quella commistione di potere politico, economia e criminalità organizzata. Quando si mettono d'accordo, ecco che il fenomeno diventa molto pericoloso. I silenzi di oggi saremo destinati a pagarli duramente domani, con una mafia sempre più forte, con cittadini sempre meno liberi tutti! Da Kingston a Fermignano, il reggae di Bob Marley reinterpretato in 7 generi musicali diversi. Simone Cossignani ci racconta la sua idea. Le note di No Woman No Cry, il primo grande successo di Bob Marley, non hanno bisogno di tante presentazioni. È la canzone che nel 75 fece conoscere al mondo il reggae. Tantissime le cover uscite nel corso degli anni, le più famose quelle di Joan Baez e dei Boney M, ma nessuno aveva mai pensato di arrangiarle in 7 generi diversi, collegati tra loro in un unico video. Questo è il progetto del musicista di Fermignano Simone Cossignani, in arte Scoss, intitolato No Woman, No Life. L'idea appunto è quella di semplicemente di fare un videoclip musicale, riarrangiato in più generi sostanzialmente, quindi passiamo dallo swing anni 50 alla dubstep, alla salsa cubana, al heavy metal, fino ad arrivare all'hip hop o al genere soundtrack. E queste sono immagini inedite, sono proprio girate, qui c'è una beauty del 57. Questa scena è stata girata con la pellicola, quindi con una cinepresa. We come from lost and found. Did you happen to leave us this? Chiaramente queste ricostruzioni sceniche hanno un costo elevato. Se vuoi entrare veramente dentro, bisogna che parti da questi piccoli particolari, che in realtà non sono piccoli particolari ma fanno una differenza. Quella che indosso io è una giacca originale, così come il pantalone è una giacca originale del 50. Solo per i primi video sono stati spesi 3.800 euro, motivo per cui Scoss lancerà un crowdfunding per trovare i fondi necessari per chiudere e promuovere il progetto. Le spese per realizzare questo video si aggirano intorno ai 10, 12, 15 mila euro. Soprattutto per girare la scena anni 50, quella swing, lì ahimè buona parte del budget a disposizione è finito, per cui l'idea di un crowdfunding appunto potrebbe essere la svolta per riprendere il lavoro, insomma, e quindi terminare gli altri 5 video che sono da terminare. Non più solo nei club e nelle scuole di ballo, ora si può danzare intorno a un palo anche in piscina. Si tratta dell'Aquapole. Movimenti sensuali, ma anche molto molto allenamento. Chi l'ha detto che tutto questo non possa essere fatto in acqua? Alla piscina comunale di Urbino la pole dance diventa Aquapole. Go! We'll be right back.
Innanzitutto ci si diverte, poi si fanno tanti addominali e si allenano anche la parte degli arti, quindi braccia, gambe, e si fa molta fatica sicuramente. Gli uomini sono molto maliziosi, chiedono subito ma cos'è che viene dalla pole dance, invece no. In realtà sì, ha un derivato, però poi in acqua è tutto molto più complicato e ci sorride meno, in realtà si fatica molto di più. Ci sono signore grandi che vengono a provare e continuano a farlo. Non ti dico che alzano la gamba fino al soffitto, però lo fanno, sì sì. Tenaci, poi devi vedere che roba. Com'è andata? È faticoso? Abbastanza, abbastanza faticoso. E quando si fa acquapole qual è l'obiettivo? Tonificare, però per me è divertirsi, passare un'ora spensierata in cui annullo i miei problemi giornalieri. Questo era il nostro ultimo servizio, potete rivedere il magazine sul sito ifg.uniurb.it. Arrivederci da Ducato TV.